Un saluto da Gide e benvenuti sul canale. Nel video di oggi andremo a scoprire come poter rilevare il valore di un parametro molto importante che andrebbe segnalato sul nostro controller e in realtà non è presente. Stiamo parlando della distanza reale effettiva del nostro drone dall'onboard. Ma perché parliamo di distanza effettiva? Parliamo di distanza effettiva perché sul radiocomando noi troviamo due parametri che sono la distanza orizzontale e l'altezza, che in realtà è anch'essa una distanza. E qui ci avviciniamo al punto. Se è vero infatti che la distanza orizzontale è l'effettiva distanza tra il radiocomando, o meglio l'on point, e il nostro drone, ma se non ci spostiamo verso l'alto, quindi se ci muoviamo solamente in orizzontale, è altrettanto vero che il secondo parametro, che ci indica l'altezza, ci indica in realtà un'ulteriore distanza. La distanza effettiva del nostro drone da on point dovrà essere quindi una combinazione delle due distanze delle quali abbiamo parlato, quindi quella orizzontale e quella verticale. Avremo così una distanza diagonale, che è quella effettiva, reale, che dovrebbe essere visualizzata da qualche parte, ma in realtà non lo è. Andiamo a vedere quindi come riuscire a calcolarla. La prima idea che ci viene in mente per riuscire a ottenere questo valore complessivo potrebbe essere quella di sommare le due distanze. Quindi, ad esempio, 100 metri di distanza più 50 di altezza, avremo un totale di 150 metri. Però purtroppo questo è il metodo sbagliato. E anche se alcuni di voi hanno già pronta sicuramente la soluzione, vorrei rivederla insieme, portandoci in studio e andando a rispolverare alcune nozioni di geometria imparate a scuola. Andiamo in studio. E quindi, partendo da un nostro ipotetico on point, cominciamo ad allontanarci, ma nel frattempo andremo anche a prendere quota e quindi ci porteremo non solo a 100 metri di distanza orizzontale, ma a 50 metri di altezza. Bene, e da questo punto, avendo disegnato queste due linee e i relativi valori, possiamo procedere col nostro esperimento e lo faremo utilizzando il teorema di Pitagora, che riguarda le relazioni geometriche nei triangoli. In questo caso, come possiamo vedere, abbiamo due lati di un triangolo rettangolo, quindi due cateti che andremo adesso ad unire con quella che è la linea che ci interessa di più, e cioè l'ipotenusa. L'ipotenusa che nel nostro caso ci riporterà innanzitutto la distanza reale dall'on point al drone, ma sarà anche la linea ideale del nostro sguardo rivolto verso il drone e quindi la nostra visual line of sight. Vediamo quindi con un calcolo pratico, tenendo in relazione i due valori di base e altezza, come andremo a sviluppare il teorema di Pitagora. Per prima cosa andremo a portare al quadrato i due valori, quindi i 100 metri della distanza e i 50 metri dell'altezza, dopodiché andremo, chiudendoli in una parentesi, a sommarli ed infine andremo a estrarre la radice quadrata di questo totale per ottenere il valore della nostra ipotenusa. Abbiamo visto quindi come riuscire a calcolare questa famosa distanza diagonale di cui vi ho parlato. Ma non andate via, perché se avrete ancora qualche minuto di pazienza scopriremo altre curiosità. Vediamo quindi in questo momento il nostro drone qui a 7 metri di altezza da terra. Come vedete però io sto guardando veramente molto molto in alto. Questo accade perché il drone è molto vicino all'on point. Ora andremo a vedere cosa succede e quindi come si svilupperà questa diagonale allontanandoci da questo punto, e andremo a vedere anche i risultati che avremo
dal punto di vista delle misurazioni. E allora andiamo a cambiare il punto di ripresa, di conseguenza la visuale verso il nostro drone, e adesso abbiamo fatto entrare nello schermo dall'alto e lo fermiamo per un attimo in questa posizione cerchiato in verde. Sulla sua sinistra troviamo l'estratto dei dati di volo, quindi l'altezza 7 metri e la distanza in questo momento è di 48 metri dall'home point. Alla destra del cerchietto con all'interno il drone lasceremo invece questa linea fissa che ci servirà da riferimento per i passaggi successivi. Andiamo avanti quindi con il nostro video e possiamo notare come, nonostante l'altezza rimanga sempre a 7 metri, continuando invece ad allontanarci, andiamo a riscontrare un effetto ottico di abbassamento molto evidente, avendo il riferimento della linea in alto e della casetta sottostante. E per concludere, come dicevo prima, andiamo a vedere come anche nei numeri l'allontanarsi orizzontalmente di più o di meno dall'home point a parità di altezza determini delle notevoli differenze. In questi ultimi esempi prenderemo come riferimento l'altezza fissa di 50 metri e andremo invece a rapportarla con diverse distanze orizzontali per andare a notare le differenze. Partendo quindi dal primo grafico che vediamo qui, dove il risultato del teorema di Pitagora ci restituiva una distanza globale di 112 metri, proviamo a vederla in questa maniera. Teniamo per buoni quindi i 100 metri della base, anche perché quelli sono comunque effettivi, nel senso che il drone, se dovesse atterrare, dovremmo andarlo proprio a recuperare a 100 metri. Ora, i 50 dell'altezza, se andiamo a vedere il totale, andrebbero ad incidere nella misura di 12 metri. Infatti il totale 112 è solamente 12 metri in più della distanza orizzontale. Ma proviamo adesso invece ad avvicinarci, quindi manteniamo i 50 metri di altezza e riduciamo la distanza orizzontale a 50. Come notiamo, il totale di 71 ci fa capire che i 50 metri di altezza in questo caso ne valgono 21. Mentre in questo ultimo esempio ci siamo portati ben 500 metri di distanza dal nostro home point, sempre con i 50 metri di altezza, che andranno però a incidere sul totale per soli 2 metri. E chiudiamo qui il video di oggi, dove abbiamo portato questo esperimento sfruttando il teorema di Pitagora per ottenere la distanza reale tra l'home point e il nostro drone. Io vi ringrazio se lascerete un like, se il video vi è piaciuto, se vi iscriverete al canale se ancora non l'avete fatto, e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Gini.